Bene, rieccoci nuovamente collegati con TV Luna 2.0, il consueto appuntamento delle 19 di tutti i giorni fino al venerdì per parlare del nostro e vostro Napoli. È un'informazione di servizio quella che vi do: se qualche vostro amico non riesce a vedere Tele Luna, dichiedigli che deve rifare la risintonizzazione dei canali, quindi molto semplice, menu impostazioni, ricerca canali e fa tutto il televisore per vedere TV Luna come non l'avete mai vista. In un modo splendido, perché la tecnologia a cui siamo passati è alta definizione. Detto questo, Enzo, adesso ti ripropongo l'ultima amichevole del Napoli, quella contro il Teramo, dove hanno giocato, diciamo così, le seconde linee, se vogliamo dirla tutta, anche se in squadra c'era sempre Osimhen, c'era Lozano, c'erano anche altri calciatori come calciatori che in prospettiva possono essere ceduti a altre squadre. E anche diversi titolari. È una vetrina quella a cui si sono sottoposti contro il Teramo. Infatti ci sono tante richieste, lo vedete anche dal crono che abbiamo realizzato. C'è per esempio Luperto, che è richiesto dal Crotone, così come Unas e Iones, che hanno avuto tantissime richieste. Il Napoli sta valutando la migliore per dare non solo continuità al giocatore, ma anche per aspetto economico non da trascurare. No. Vediamo i gol del Napoli contro il Teramo, una partita finita per 4-0 e manco a dirlo, anche questa volta Osimhen ci ha messo il sigillo, ma questa maglia però non è di questa partita, è della prima. Vediamo.
Rieccoci nuovamente collegati con tifosi dalla Luna, naturalmente amici telespettatori, avete visto gol, raffica, azioni, ma chiaramente il livello è sicuramente non di una partita vera di campionato, ma di un buon allenamento. Però tu dicevi una cosa giusta su Osimhen, si fa sempre trovare pronto. Sì, almeno da quello che abbiamo visto nei ritagli di queste sintesi di partite che tu ci hai mostrato, anche nell'ultima, questa contro il Teramo, lui c'è sempre e quindi può diventare da questo punto di vista davvero un punto di riferimento importante, cioè i compagni sanno che lui c'è e quindi gli danno la palla e lui prova in tutti i modi, col destro, col sinistro. In particolare mi è piaciuto il primo gol da autentico rapinatore, si diceva una volta, no? Ai miei tempi, quando raccontavo nelle mie radiocronache le gesta di qualche centravanti che faceva gol in area di rigore, si diceva spesso un gol di rapina, no? Sì. Il giocatore che riesce ad arrivare su un pallone, a rubarlo, a sottrarlo proprio alla guardia del difensore e a fare gol. Così è stato il suo primo gol e quindi è uno che c'è sempre. Mi sembra di aver visto anche un Politano in ottimo spolvero, sì. in gran spolvero, quindi è un giocatore che potrebbe essere un'arma in più per il Napoli della prossima stagione. Sì, un Politano che ormai sgombro anche dell'incubo Callejon, che indubbiamente gli toglieva anche spazio, ma soprattutto anche paragoni, valutazioni, e potrebbe esprimersi finalmente al meglio. Lo so, però se arriva Under poi? Under arriva e si mette in panchina, insomma, poi vediamo. Naturalmente giocheranno quelli che sicuramente avranno maggior considerazione dell'allenatore, poi vedremo. Certo, se l'allenatore vuole Under ha già un'idea in testa. Beh, certo. Non so se c'è una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera, Luigi da Cerra. Caro Luigi, buonasera a te. Ciao, senti, volevo fare una considerazione. Ma solo l'acquisto di Osimhen non vi sembra un po' poco? Cioè, non vorrei che Napoli facesse la fine dell'Inter, cioè, che era, come si chiama l'attaccante? Ti chiedo scusa. L'attaccante dell'Inter. Icardi? Icardi? No, quello di quest'anno, quei cardi. L'africano, là. L'attaccante dell'Inter africano. Lukaku, no? Come sì. Cosa a metà, il 50%, come la vendi la faccia? Ti rispondiamo, grazie del tuo intervento. Vincenzo. È un cantiere ancora aperto quello del Napoli, non è che il Napoli ha chiuso qua il mercato, anzi. Credo che debba prima vendere. Credo che debba prima vendere, giustamente, però intanto va sostituito Allan, che è stato ceduto. Ma Napoli ha 33 giocatori al momento, senza Allan. Il Napoli ha 33 giocatori, però probabilmente non ha il giocatore con le caratteristiche di Allan, quindi sta cercando di prendere Veretout, come il nostro telespettatore di qualche minuto fa ci ricordava, un giocatore che il Napoli ha già inseguito nella passata stagione, quando era con la Fiorentina, poi alla fine la Roma è arrivata prima e lo ha preso, un giocatore interessante, il Napoli lo segue da tempo e quindi io mi auguro che possa arrivare, perché è un giocatore che ha quel tipo di caratteristiche. Ecco, uno dei giocatori di cui si parla poco, ma ne parleremo nelle prossime settimane, è Elmas, che è un giovane che fino ad oggi si è messo in gran luce, con grande umiltà, si è sempre fatto trovare pronto negli ispezioni di gara a cui ha partecipato, e credo che possa avere anche spazio, no? Elmas mi piace molto, è un giocatore che però deve avere un maggiore continuità. L'anno scorso ha fatto delle partite eccellenti, tra l'altro mostrando anche una naturalezza sottoporta, ha fatto anche qualche gol importante, e però poi a volte l'ho visto giocare partite completamente abuliche e quindi è un giocatore che ha bisogno sicuramente di maggiore continuità. Non so se puntare su di lui fin dall'inizio possa essere la scelta giusta. Ricordiamo poi, giusto per rispondere al telespettatore di poco fa che diceva Osimhen è poco, il Napoli non ha preso solo Osimhen, il Napoli ha preso anche Rahmani, che è un difensore, ha preso anche Petagna, che è un altro attaccante, e a gennaio aveva preso altri giocatori, tra questi Politano, che potrebbe addirittura essere titolare nella prossima stagione. Quindi non è vero che il Napoli prende solo Osimhen, sta di fatto che se va via Koulibaly, come sembra, il Napoli deve prendere un altro centrale. Bisogna capire che cosa succede sulla corsia di sinistra, se Ghoulam resta, se va via. Insomma, ci sono ancora dei tasselli da inserire nel puzzle del nuovo Napoli. Ecco, a proposito di Koulibaly, dobbiamo dire che ad ore dovrebbe arrivare
Ramadani, che è il procuratore anche di Under, e quindi se ne potrà sapere qualcosa di più. Ci sono delle offerte sui 70 milioni da parte del Manchester e da parte del Paris Saint-Germain, bisogna capire chi si allunga in più per poi accaparrarsi questo giocatore che sembra inevitabilmente sulla via della partenza. Però De Laurentiis ha detto: se non arriva l'offerta giusta, io non lo muovo da qui, se ne parla l'anno prossimo in conferenza stampa. Guarda, su Koulibaly ci sarebbe da fare un discorso molto più approfondito. In realtà Koulibaly era entrato ed è entrato nel cuore dei napoletani, è diventato quasi un idolo, no? Al punto che De Laurentiis, anche per questo amore sviscerato che i tifosi nutrivano per lui, ha resistito in passato a offerte molto, molto importanti. Se è vero come è vero che gli sono stati offerti 100 milioni e lui li ha rifiutati, beh, insomma, ha avuto una bella tempra il nostro presidente. Però Koulibaly viene da una stagione assolutamente deludente. Viene da una stagione nella quale noi non abbiamo visto il vero Koulibaly. E c'è da chiedersi il perché. Probabilmente a Napoli non ha più stimoli? Probabilmente il fatto che abbia avuto richieste da club, da top club europei, lo ha destabilizzato, un po' come è successo con Haaland. E allora, quando tu hai in squadra un giocatore che purtroppo, vuoi per un motivo emozionale, vuoi per il carattere, vuoi per la personalità che ha, se la sente un po' stretta addosso la maglia, allora a quel punto è meglio lasciarlo libero, lasciarlo andare dove vuole, fare cassa e con diciamo quei soldi prendere, con una parte di quei soldi prendere un buon giocatore, magari che possa diventare un nuovo Koulibaly. Certo che sì. E hai citato De Laurentiis. A proposito di De Laurentiis, ti faccio risentire la seconda domanda che ho fatto al presidente in un'altra conferenza stampa, una delle ultime, nella quale gli ho chiesto di un bilancio del ritiro, no? E da lì poi è partito in primis l'attacco. Pensa, conferenza stampa di fine ritiro, prima domanda, 3-1-2.0. Vediamo. TV Luna Pompameo. Buongiorno, per il presidente sono alla ricerca di un titolo. Come definirebbe questo ritiro azzurro? Grazie. È difficile dare un titolo, perché vedi, qui in Abruzzo noi abbiamo trovato un'eccellenza, varie eccellenze. E quindi, sai, quando si sta in ritiro la programmazione è molto così veloce, ci sono dei cambiamenti, c'è il problema del mercato che scorre in parallelo, cioè si è molto compressi tutti quanti nei propri ruoli e con una grandissima concentrazione. E devo dire che grazie a Marsilio e grazie a Caruso, il nostro allenatore ha trovato questo posto, se vogliamo usare una parola, sensational. Quindi la sensazionalità risiede in una serie di elementi che combinati insieme hanno dato la serenità, insieme a tutta una grandissima attività protettiva messa in essere dal sindaco, che ringrazio, e quindi ringrazio anche tutte le forze dell'ordine che hanno collaborato indicando i percorsi, aiutando i vari tifosi, supporters a non aggregarsi in gruppo in un momento così complesso e complicato come questo del Covid. Poi un particolare ringraziamento va a Marsilio, perché in fondo questa sera giocheranno a Firenze, giocherà la nostra nazionale, ma a porte chiuse. Noi abbiamo giocato e oggi facciamo la seconda partita a porte semiaperte.
quindi un grazie a Marco Marsilio, che ha avuto primo in Italia la capacità e la lungimiranza con il suo comitato tecnico scientifico di poter in tutta sicurezza iniziare la riapertura degli stadi. Io, per quanto mi riguarda, voi sapete come la penso. A me piacerebbe molto dire il Napoli non scende in campo, perché sembra che tutti quanti facciano gli ignorri. Voi sapete come io la penso, io ce l'ho con la UEFA, io mi auguro che quando rientreranno i nostri calciatori non siano positivi, perché se no per la UEFA saranno guai storici, ecco, perché nessuno mai ha detto nulla. Io dirò moltissimo, ma con i fatti, con gli avvocati. E pensare che io gli avevo chiesto solo un giudizio sul ritiro, ma lui è andato oltre. Cosa ha scatenato la tua domanda? E il presidente da sempre è uno che non le manda a dire, no? Usiamo spesso questa espressione in maniera impropria, ma in questo caso secondo me è più che mai, va più che mai ad hoc. Beh, effettivamente immagina cosa può accadere se certo. I giocatori che rientrano o uno di loro non voglio neanche pensarlo. Ma tu li apriresti il San Paolo? I tifosi? Guarda, io sono per il calcio con i tifosi, questo è poco ma è sicuro, però bisogna anche tenere presente che purtroppo non siamo ancora usciti dalla pandemia e che convogliare un numero così alto, così imponente di gente attorno a un punto fisso che è lo Stadio San Paolo può essere pericoloso. Certo, non spetta a me l'organizzazione diciamo dell'ordine pubblico, perché se spettasse a me farei un altro mestiere. Io non so se è stato fatto o sarà fatto tutto il possibile per cercare di studiare delle formule per poter riaprire al più presto gli stadi. Io credo che chi è preposto a fare questo debba studiare, debba mettersi al tavolino, debba riflettere e debba studiare appunto una formula per poter riaprire, se non altro parzialmente, gli stadi, un settore, magari, che ti posso dire, soltanto gli abbonati. Ora non mi viene nulla, però ecco, cercare almeno parzialmente di riaprirli. Ecco, intanto diamo un dato che è appena arrivato: 260 sono i positivi di oggi. E sono tanti, sì, sì, 218 del giorno e 42 contabilizzati oggi, ma comunicati ieri. Sono tanti. Insomma, 4.353 tamponi. Sono ancora tanti. Insomma, sono guariti tanti. 12 oggi. Di questi 64 sono da paesi esteri che arrivano contagiati. I contagi sono ancora troppi. 12 dalla Sardegna. Va bene, speriamo che i nostri medici possano sempre tenere la guardia attenta. Mi raccomando l'uso delle mascherine e quant'altro. Adesso ti faccio vedere, prima di farvi vedere una foto, ti faccio vedere una cosa importante. Anzi. Fammela vedere questa cosa. Ti faccio vedere questa foto e poi ti dico una cosa importante. Vediamo prima la foto. Mi metto gli occhiali. Ecco, che l'hanno fatto un'analisi. Ecco qua, ecco. Ferlaino De Laurentiis. Sì. Questa situazione, praticamente, Ferlaino De Laurentiis, è un'analisi che hanno fatto su internet, io l'ho colta. Scudetti per entrambi, 0. Coppa Italia 1 Ferlaino, 3 De Laurentiis. Coppa Europea 0-0. Altri trofei 1-1, sarebbero le supercoppe. Un secondo posto Ferlaino, quando è arrivato secondo, il secondo invece De Laurentiis è arrivato 4 volte secondo, una volta solo Ferlaino. Terzo posto 3 volte Ferlaino, 3 volte De Laurentiis. Serie A disputate 16 gare Ferlaino, 13 De Laurentiis. Media punti in Serie A 1.40, però allora c'era la vittoria per i due con i due punti, infatti ci sono gli asterischi. Sotto 1.81 invece De Laurentiis. Sì. Qualificazione alle Coppe Europee 8
Ferlaino 11 su 13 stagioni, 11 sì. volte siamo andati in Europa. Allora, commentami velocemente questi dati. Sì, un bilancio dai numeri che mi fai vedere naturalmente favorevole al presidente De Laurentiis, e ricordiamo però a chi ci sta seguendo che si riferisce ai primi 15 anni. 16 anni di proprietà. I primi 16 anni di proprietà, e infatti nel computo di Ferlaino non ci sono gli scudetti, non c'è la Coppa UEFA, perché poi sono cose che il Napoli ha vinto dopo. Qualcuno può pensare che io ho fatto vedere questa fotografia perché sviolino De Laurentiis. No, era un'analisi dei primi 16 anni, come l'ha avuto Ferlaino, sì. così la De Laurentiis. Chiaramente noi valuteremo poi nel percorso degli anni anche gli scudetti che ha vinto Ferlaino, che ne ha vinti io una due. Stima una e stima quelli che vinceremo con il Napoli. Io una stima altissima per il presidente Corrado Ferlaino, però una stima altissima anche per il presidente De Laurentiis. È un'altra era. E devo ulteriormente spezzare una lancia a suo favore, perché in realtà quei numeri si riferiscono ad un Napoli che è partito dalla Serie C. De Laurentiis ha preso il Napoli dalla Serie C, ha fatto due campionati di Serie C, poi ha fatto una B. E poi sempre in Europa. E da quando è tornato in Serie A, ragazzi, è andato sempre in Europa. Quindi è un bilancio straordinario per quanto mi riguarda. Straordinario. Così come straordinario, cari amici telespettatori, è il nostro Dries Mertens. Noi non ce lo siamo dimenticati, perché questo Dries Mertens, a parte di essere un giocatore attaccato alla città, ha voluto rinnovare col Napoli, chiudo qui la mia carriera, mi trovo benissimo, i napoletani sono meravigliosi, la moglie è innamorata di Napoli, insomma, va in Belgio e cosa fa? Cosa fa in Belgio? Cosa fa in Belgio? Segna. È il suo mestiere. Segna ancora. Vediamo il gol che ha realizzato l'altra sera contro la Danimarca. Oh, pensavo di essermi perso qualcosa. E cosa fa? E cosa fa? In corsa. E quante volte abbiamo visto gol del genere? Pallone piazzato alla sinistra del portiere con una nonchalance. In corsa. In corsa. In corsa, quindi mantenere la lucidità non è semplice. Questa sì che è la partita vera, eh? Questa è la partita questa vera. Sì che è la partita è vera. Una partita vera, anche perché Enzo abbiamo sicuramente visto Mertens all'opera fare gol contro squadre vere. Certo. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Andiamo al telefono, pronto? Eccoci, il telespettatore non ci sente alla nostra chiamata di pronto. Vediamo se riusciamo a ristabilire quest'ultima telefonata. Pronto? È in onda? No, non c'è la telefonata. E allora siamo quasi chiusi, Lorenzo, volevo concludere con te anche parlando, lo abbiamo fatto anche prima, però c'era un telespettatore che ci chiedeva la questione portieri. Meret, Ospina, questo turnover. Aspetta un attimo, c'è una telefonata, salutiamo il telespettatore. Pronto? Questo turnover. Aspetta un attimo, c'è una telefonata, salutiamo il telespettatore. Pronto? Pronto? Il telespettatore ci sente, ma non risponde. Ma, pronto, mi sente? Mi deve sentire al telefono, mi sente? Sì, sente. No, vorrei fare una domanda. Vorrei fare una domanda. Ma io sento basso. Vabbè, non riusciamo a sentire questa telefonata, lasciate perdere. Vedo che non abbiamo un buon collegamento. Lasciate perdere, chiudiamo un attimo con Enzo. Ti stavo dicendo Meret e Ospina. Meret e Ospina. Allora, Meret è sicuramente un giocatore di grande talento, è arrivato a Napoli con l'etichetta di essere l'erede di Buffon, e è un giocatore sicuramente che ha delle qualità importanti, sì. Però è un giocatore che nella scorsa stagione spesso è stato tenuto in panchina, e un motivo ci sarà. Se tu hai il giocatore destinato ad essere l'erede di Buffon, uno dei migliori portieri italiani insieme a Donnarumma, e gli preferisci un altro al suo posto, vuol dire che un problema c'è. E si è cercato di dare una giustificazione dicendo che con
diciamo l'azione che parte da dietro e quindi impostata dall'area piccola, e la nuova regola entrata in vigore nella scorsa stagione, eccetera eccetera eccetera, insomma il portiere deve essere abilissimo con i piedi. Meretta a quanto pare non è abilissimo, o comunque non lo era abilissimo con i piedi, e quindi in alcune partite anche di una certa importanza gli è stato preferito Ospina. Bene ha fatto il Napoli a confermare Meret, perché c'erano state addirittura delle voci di una sua possibile cessione, sia pure in prestito. Bene ha fatto il Napoli, perché credo che Meret prima o poi, tra virgolette, con l'allenamento e con il lavoro, con la preparazione, riuscirà a migliorare anche quei fondamentali nei quali attualmente non eccelle, e quindi potrà essere davvero il portiere del futuro. Detto ciò, abbiamo comunque un portiere come Ospina che è di tutto rispetto. Ecco, qualcuno diceva che Meret poteva andare via, mentre invece l'accoppiata io vedo che comunque regge, non ci sono polemiche, i giocatori si stimano. Sì. Ci sono tante partite, possono giocare, uno gioca una partita, uno ne gioca un'altra. Ecco, ma questo poi magari non so se favorisce poi l'assetto difensivo complessivo di una difesa che si trova sempre a cambiare conduttore. Ogni due partite. Beh, quello sì. E tu sai che il portiere guida molto. Questo è il lato, purtroppo, questo è il lato negativo della si discussione. Potrebbero innescare alibi per poi dire, ecco, magari uno lavora meglio con i piedi, uno esce meglio con i piedi, uno sta meglio tra i pali. E allora faccio io la domanda a te, come la risolvi la situazione? E allora io penso che noi dovremmo punti scegliere... su Meret e basta. Noi dovremmo scegliere un portiere. Punti su e Meret. Poiché e basta. Meret è un capitale prezioso di questa squadra. Fai giocare sempre lui. Come vada, metto Meret. Poi magari a Ospina gli faccio giocare la Coppa Italia. Questa è una scelta. Questa può essere, una, può essere una strategia. Che fa giocare il primo portiere e poi Buffon fa le coppe, o magari la Coppa Italia. Può però così poi delini nettamente chi è, tra virgolette, il titolare e chi non lo è. Ma forse do anche più tranquillità a un reparto che negli ultimi tempi la tranquillità non scelta. L'aveva. E soprattutto nella fase difensiva c'è bisogno chi muove i fili. Molto spesso io non ho visto mai uscire Meret con i pugni, per esempio, in una mischia. Ho visto uscire Ospina, per esempio. Lui è molto bravo tra i pali. E tra i pali però ho visto meglio Meret che Ospina. Anche però... se teniamo presente che doveva essere meglio con i piedi, poi c'è l'errore a Roma clamoroso. Quello sì. Ha inciso. Amici telespettatori, siamo in chiusura, finisce qui la prima puntata, qui da Napoli, della trasmissione Tifosi dalla Luna. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento a domani. Subito dopo la pubblicità ci sarà il nostro telegiornale, poi i programmi della serata, poi naturalmente nel corso del mese di settembre partiranno tutte le altre produzioni targate TV Luna. Grazie a Renzo Danna. Grazie a te per l'invito, Angelo, buonasera a tutti. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, alla nostra troupe tecnica guidata ottimamente dalla regia e dai colleghi Biscardi, Trapolino e Scatozza. Da Angelo Pompameo, un arrivederci, l'una di più ti dà di più.